Savona News incontra Luca Orsini, titolare dell'attività Il Melograno. Si tratta di una serie di negozi che si trovano vicini all'ufficio Vigilanza e Ambiente del Comune di Ceriale, per cui Luca si è fatto in un certo senso promotore e coordinatore di un gruppo di commercianti che si sono attivati per sostenere le iniziative sulla bandiera blu. Signor Orsini, vuole parlarci di come si è svolto questo progetto? Praticamente noi negozi, essendo qui nel borgo vicino all'ufficio tecnico ambiente di Ceriale, praticamente abbiamo, con la dottoressa applicato Giovanna, abbiamo deciso di esporre le bandiere blu, visto che quest'anno è il terzo anno consecutivo che Ceriale vince la bandiera blu. Oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione giù in piazza dove io, come negozio di frutta e verdura, e insieme ai miei colleghi che sono qua vicino a me, abbiamo dato un contributo per offrire frutta, verdura fresca, per dare uno spuntino, dolci, quelle cose lì, per dare uno spuntino giù alla gente dove ci sarà il banco dell'ufficio ambiente di Ceriale. Abbiamo deciso di promuoverlo anche per farci conoscere, visto che siamo in un borgo un po' centrato dal centro del paese, però è un borgo dove ci sono un gruppo di negozi che crediamo in Ceriale, crediamo che il paese è bello, come si osa dire che Ceriale è il paese più bello del mondo, visto che quest'anno abbiamo la terza bandiera blu. Andiamo sempre avanti così, anche che siamo in vista di elezioni, speriamo che la nuova giunta che vincerà dia una svolta, perché c'è bisogno di cambiamenti, di rinnovamenti, anche dovuta al commercio, specialmente al commercio, al turismo e a tutto quanto consegue. Visto che anche poi con la raccolta differenziata è andata benissimo, che siamo arrivati al 67,8%, è andata benissimo. Io chiudo ringraziando la dottoressa Applicato, tutto l'ufficio ambiente, ringraziando i miei amici colleghi commercianti qua vicino a me che ci siamo dati da fare per questa manifestazione qua. È il primo anno che la facciamo e che abbiamo voluto farla, e speriamo che ne vengano altre, speriamo di vincere altre bandiere blu, e avanti tutta, sempre Ceriale numero uno.